Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti alla presentazione del libro di Enzo Bettiza, La primavera di Praga. Abbiamo un parterre di relatori d'eccezione che non avrebbe bisogno di presentazione, da Gian Arturo Ferrari, direttore generale della Mondadori, Agitka Pelikan, vedova di Hiri Pelikan, il senatore Lino Iannuzzi, senatore, scrittore, giornalista, presidente Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica, Giulio Andreotti, senatore, 7 volte presidente del Consiglio, scrittore, ed Enzo Bettiza, che è l'autore del libro. Ascoltiamo l'intervento, ma anche la testimonianza, credo, di una persona che quei giorni li ha vissuti in prima persona, Agitka Pelikan. Grata di essere invitata qui nella biblioteca del Senato, intitolata a un grande politico italiano, Spadolini. E stare qui tra le persone che hanno fatto la storia della politica italiana e per quali sento una profonda stima. 10 anni fa, quando si celebrava il 30° anniversario della primavera di Praga, Pelikan, già gravemente malato, faceva comizi e interviste in tutta Europa, dicendo: devo farlo, perché fra 10 anni nessuno si ricorderà più della primavera di Praga e delle nostre battaglie. Anche il sottotitolo di questo prezioso documento si legge: La rivoluzione dimenticata. Ma che siamo oggi qui e che proprio Enzo Bettiza, un grande intellettuale, scrittore, giornalista, ha pensato di fare uscire il suo diario praghese in occasione del 40° anniversario e la sua brutale conseguenza, è una conferma che la primavera di Praga non è proprio dimenticata. Almeno tra quelli che hanno capito che 68 a Praga era molto diverso da quello che in Francia e a Berlino. Io non sono un politico, né giornalista, tantomeno critico. Sono attrice e vedo le cose dal mio punto di vista. Io tutto questo l'ho semplicemente vissuto. Avendo la fortuna di essere già giovanissima la compagna di Pelikan, uno dei protagonisti della primavera di Praga. Perciò mi permetto di dire che questo libro è veramente un prezioso documento. Io l'ho letto senza respiro, così come si legge un giallo, ma veramente è anche un po' giallo. Il valore del libro è quello che niente è modificato, tutto è autentico. I rapporti della politica internazionale, tutta la crudeltà dei comunisti sovietici, le analisi sulle persone, sulla persona complicata e in certo modo anche tragica di Dubček, della sua onesta e anima pulita, e tutte le altre cose veramente accadute. Bettiza memorizza con suoi occhi e sua mente intelligente. E non c'è niente di peggio che modificare la storia. Ma qui non c'è né una parola inventata. Trovo molto forte la penultima parte del libro sull'incontro dell'autore con Pelikan a Vienna, in settembre, subito dopo l'occupazione. Ma mi chiedo perché la primavera di Praga è ancora oggi considerata un argomento scomodo. È vero che dopo che Brežnev voleva la testa di Pelikan, considerando la sua televisione centro della controrivoluzione, e al nostro inizio dell'esilio italiano, quando Pelikan sperava nel sostegno politico di Partito Comunista PC, ha trovato un muro. È vero che le lettere scritte a Berlinguer, Segre, Occhetto non trovarono nessuna risposta. È vero che funzionari del Partito Comunista Italiano, visitando dopo l'invasione sovietica Praga, dicevano a Bilak che hanno rotto con i dissidenti cechi in esilio in Italia tutti i contatti, che condannano il loro atteggiamento e se parlano alla radio oppure alla televisione rifiutiamo di partecipare ai tali incontri. Questo è un citato, ho citato adesso le parole di Pelikan dal suo libro Io esule indigesto, uscito per il 30° anniversario della primavera di Praga.
È anche vero che unico aiuto e sostegno politico Pelikan trovò nel PSI di Bettino Craxi, che con un aiuto finanziario rese possibile la pubblicazione della sua rivista Listi, che poi venne diffusa clandestinamente in Cecoslovacchia, e poi con l'intelligenza e coraggio personale e politico di Craxi, Craxi candida Pelikan per il primo Parlamento europeo, riconoscendo l'importanza di portare nel Parlamento europeo un politico che rappresentasse i paesi oppressi. Ma tutto questo oggi è storia. Ma nonostante tutto, quando ho rappresentato a marzo con Teatro di Roma al Teatro India lo spettacolo Primavera di Praga da me scritto e recitato come mio piccolo contributo per questo anniversario, ho faticato molto per portarlo in scena, sentendo che è un argomento delicato, che non va di moda. Ma non sembrava delicato e scomodo per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha concesso al mio spettacolo l'alto patronato, mai successo prima per un spettacolo teatrale, e ha onorato il giorno del debutto con la sua presenza e quella della signora Clio. Questo gesto del Presidente Napolitano mi ha profondamente commosso ed è stata al più alta testimonianza che la Primavera di Praga e sacrificio di quanti lottarono non è dimenticato. E non sembra argomento scomodo e delicato nemmeno per il piccolo teatro di Milano, che ci ospiterà con il nostro spettacolo nel mese di ottobre, come evento per il 40° anniversario, ancora prima di presentazione nel Teatro Nazionale di Praga e di Brno. Ma nonostante tutto rimane sempre la domanda: perché l'argomento scomodo e delicato? Pelikan forse risponderebbe: perché la gente non ha il coraggio di ammettere i propri errori. Lui voleva che i giovani imparassero a non commettere gli stessi errori che aveva commesso in buona fede la sua generazione. E che a giovani la storia interessa, l'ho verificato quando un centinaio di giovani commossi mi aspettavano dopo lo spettacolo. Hanno capito che parlo delle persone, delle loro battaglie per la libertà, per loro ideali, non per le poltrone o altri interessi personali, rischiando spesso il carcere e anche la vita. Penso che Pelikan è oggi qui con noi. Non potrebbe lasciarsi sfuggire questo incontro importante. E forse sorride pensando: mamma mia, la Frantova parla di politica. Non è il suo mestiere. Ha ragione.